Siamo qui con mister Galletti, mister. Una gara giocata anche bene dalle sue ragazze, però poi è arrivata la sconfitta. Era forse la risposta che voleva avere dopo due gare, comunque con un risultato, un passivo molto pesante per la sua squadra? No, ma io l'avevo detto anche domenica, a Terni noi prendiamo 6 gol, il risultato è pesante, poi la Ternana è una squadra, ma come era successo con la Lazio e col Parma. Oggi sapevamo che comunque Cesena è una squadra organizzata, bella allenata. Abbiamo preparato bene la partita perché poi l'abbiamo interpretata bene, poi vai vantaggio 1-0 e qui in questa categoria tu non puoi commettere errori di concentrazione o di errori di lettura. Mister, oggi siete stati rimontati, con la Lazio anche siete stati rimontati, con il Parma la sconfitta che è arrivata praticamente a tempo scaduto e una classifica che purtroppo recita Res 4 e terz'ultima in classifica. Era col Parma, sì, però è vero, ma noi lo sapevamo, questo è un campionato complicato, noi siamo una squadra che si deve salvare e deve lottare come ha lottato oggi fino alla fine, perché comunque abbiamo avuto anche all'ultimo l'occasione per fare il 2-2. Qui non puoi commettere errori, ripeto, è un campionato che è così, a noi ci serve come anche oggi la partita per crescere, perché comunque ragazzi da Parma a oggi sono cresciute tanto, anche in qualità di approccio alla gara, non siamo mai state scollegate, mentre con la Lazio, come hai detto tu, nel primo tempo abbiamo fatto un primo tempo importante, il secondo poi non abbiamo fatto uguale, non abbiamo tenuto a livello mentale, oggi siamo state fino alla fine, non possiamo prendere quei gol ingenui, perché poi incontri squadre, ecco, come Cesena o chi per loro, che comunque sono organizzati e ti possono far male, e prendi gol così come abbiamo preso sia l'1-1, che non siamo stati bravi a scappare vedendo una calciatrice a terra, e il 2-2, il 2-1 la palla non può rimanere dentro la rete, questa è logica. L'impressione era quasi che la squadra non riuscisse a uscire proprio da una situazione in cui il Cesena pressava molto, la squadra faceva proprio fatica a trovare le punte e a trovare proprio un gioco per uscire da una situazione complicata. Ma noi ogni tanto ci prende l'ansia da palleggio, non si, cioè, invece di ragionare, perché poi l'abbiamo fatto 3 volte consecutive, siamo sempre uscite bene, ogni tanto ci prende questa cosa, ma dobbiamo lavorare su questo, lo sappiamo, cioè dobbiamo riuscire in tutti i modi, settimana per settimana sicuramente ci riusciremo. Grazie mister. Siamo qui con il mister del Cesena, oggi 3 punti fondamentali. Sì, oggi 3 punti importanti perché sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata, la Ress ha necessità di punti per salvarsi, noi trasferta difficile su un campo difficile e un avversario che comunque si difende con grande ordine, con grande aggressività, e quindi è una partita veramente difficile. Ecco, l'abbiamo interpretata secondo me bene dal punto di vista del gioco, ho visto la squadra giocare bene, abbiamo sprecato molto, secondo me anche occasioni piuttosto nitide. Poi in questi campionati se sbagli troppo, alla prima occasione loro ti puniscono. Siamo state molto brave a ribaltarla perché non era scontato. Sesta vittoria di fila dopo la prima sconfitta, poi rullino di marcia praticamente perfetto. Dove può arrivare questo Cesena? Ma questo Cesena deve continuare a pensare al suo percorso con grande serenità. Questa è stata una settimana dura perché abbiamo avuto il Pavia, poi abbiamo avuto la S Roma in casa in Coppa, siamo venuti qua a trasferta lunga. Torniamo a casa e domenica prossima siamo ancora a Roma con la Lazio, quindi è un periodo difficile e complicato. Devo dire che le ragazze si stanno impegnando tantissimo, grande dedizione al lavoro, grande disponibilità al sacrificio, per cui io sono molto contento, devono continuare con questa strada e noi, il nostro campionato è quello di stare in una zona tranquilla, quindi di mettere al sicuro il prima possibile la categoria, credo che lo stiamo facendo in maniera importante, abbiamo avuto un inizio di campionato molto positivo, però la strada è ancora lunghissima e per tutte le squadre, quindi dobbiamo continuare così a lavorare con grande umiltà e vediamo se riusciamo a continuare questo percorso molto positivo. Grazie Grazie. mister. Siamo qui con Morena Iannazzo, un gol però poi è arrivata la rimonta. Sì, brutto, brutto segnare e poi vedere sfumare 3 punti perché ci credevo nella vittoria della squadra. L'aspettiamo da tanto, quindi era una partita che avevamo preparato bene, quindi il gol mi ha dato fiducia alla squadra e ci credevamo tanto e poi è brutto prendere una rimonta così brutta. Avete affrontato le prime tre in classifica,
giocando bene con tutte e tre, però i risultati forse sono stati anche un po' bugiardi, no? Sì, molto molto bugiardi, perché non meritavamo di prendere tutti questi gol e abbiamo giocato molto bene, siamo cresciute tanto di partita in partita e al contrario abbiamo preso un gol in più in ogni partita, quindi sì, molto bugiardi. Grazie. 5 gol in questo campionato per Sechi, oggi un altro e questo Cesena che vola. Sì, stiamo andando bene, non dobbiamo fermarci. Adesso domenica abbiamo un'altra gara importantissima, dobbiamo cercare di continuare a volare finché possiamo. E magari anche prendervi la testa della classifica, visto il risultato negativo della Ternana. Sì. Certo, sicuramente dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile a fine stagione e passo dopo passo dobbiamo cercare di farlo. Quindi sicuramente domenica sarà una sfida fondamentale per raggiungere la vetta. Oggi avete sudato molto, avete vinto in rimonta anche grazie al tuo gol e alle tue giocate, e è arrivata anche la sesta vittoria di fila. Sì, è arrivata la sesta vittoria e come appunto detto non ci dobbiamo fermare, dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto per dare sempre di più. È stata sudata sì, ma non molliamo niente e quindi giustamente abbiamo preso la vittoria che ci meritavamo. Grazie.